Mi collego all'intervento dell'assessore Mazzillo per dare un po' di chiarezza a quello che noi stiamo oggi votando. Noi stiamo dando praticamente un potere alla ragioneria di appunto, attivare questa rinegoziazione del debito ordinario di Roma Capitale. Questo debito ammonta a circa più di 1 miliardo di euro, di cui 500 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti, il resto è in mano a banche private. Questo che significa? Che con la Cassa Depositi e Prestiti il governo, come dice la consigliera, ci ha permesso con questa circolare di fare questa rinegoziazione e avere la possibilità di avere una liquidità nel 2017 di quasi 10 milioni di euro che l'OREF suggerisce di utilizzarlo per ridurre i debiti fuori bilancio in particolare. Quindi in pratica cioè utilizziamo liquidità per elevare i debiti fatti da altri, quindi è sempre diciamo il problema del circolo vizioso di questa liquidità che insomma alla fine non è che va nel sistema produttivo ma va a pagare debiti passati. La cosa importante che io volevo mettere invece in evidenza, che l'assessore è qui presente, era appunto questi altri 600 milioni di euro che abbiamo verso le banche private, se era possibile dialogare con queste banche per la rinegoziazione dei tassi di interesse, che mi sembra invece un po' più interessante in vista di un risparmio strutturale per Roma Capitale. Perché è vero che noi stiamo spostando di 2 anni le rate, per cui non è che cambia molto, cioè il debito resta e lo paghiamo. Invece, nel caso riusciamo a fare una rinegoziazione dei tassi di interesse verso le banche private, magari con la forza appunto del governo che ci aiuti e con qualcuno che ci dà una mano, visto che questa città sta in uno stato pietoso, allora potremo avere strutturalmente queste risorse per tutta la lunghezza di questo debito che ci portiamo fino, non so, a quanti anni, insomma, i nostri nipoti forse continueranno a pagare questo debito. Per non parlare del debito commissariale, che come diceva l'assessore ammonta a quasi 11 miliardi, di cui 3 miliardi ancora di debiti commerciali da ripagare, quindi anche lì una rinegoziazione, verificare tutti i debiti e così via. Quindi questa città l'abbiamo ereditata in una maniera che dal punto di vista contabile mi sembra veramente una battaglia contro il tempo per cercare di mettere a posto questi dati contabili e sono certa che con questo impegno che ci stiamo mettendo ci riusciremo a non fare né debiti fuori bilancio noi e questo è un impegno che ci stiamo prendendo tutti, con questo abbiamo fatto una pianificazione di commissioni congiunte bilancio con tutti i vari dipartimenti per verificare appunto gli impegni di spesa che stiamo spendendo in questo periodo, se tutto è a posto, se i cronoprogrammi stanno andando nella versione, diciamo, delle linee programmatiche della sindaca. Quindi il nostro lavoro qui è un continuo stare sempre dietro a questa nostra grande città che è veramente ricca di difficoltà che dobbiamo assolutamente superare. Quindi ben vengano questi 10 milioni in più che ci stanno dando la possibilità appunto di avere liquidità nell'anno, ma che siano appunto finalizzati per diciamo la concretezza che poi tra l'altro ha chiesto anche l'OREF. Grazie. Grazie a lei.